grazie della presenza di tutti. Cogliamo questa sera un'altra occasione, non solo per l'amico Francesco che presenta un altro testo dei suoi su Don Bosco, di presente Don Bosco, una prospettiva di aver vissuto da vicino anche questa esperienza salesiana, la sua parte di vita, quindi questo intreccio di storie. Leggendo il libretto vi accorgerete anche di questa presenza, ma ce lo diranno i relatori. Sua Eccellenza, una parola non solo sul testo, ma anche sulla figura, sulla persona di Don Bosco, per quello che ci verrà presentato stasera. Sicuramente è una ricchezza per noi, con le altre che va ad aggiungersi su una presenza di un santo che a volte è stato dimenticato. Quindi ringraziamo Francesco Sabatino, che ci ricorda di queste figure storiche della comunità che sono ancora visibili attraverso la vita di alcuni, e ringraziamo quelli che hanno accolto l'invito stasera ad essere qui per condividere insieme, e spero che vi facciate anche portavoce di questa piccola esperienza di questa sera. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto vedere se funzionate. Allora, rinnovo i saluti a tutti quanti. Volevo presentarvi i nostri ospiti, a partire da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Carlo Franco Alfano, Don Mariano, che ci ha salutato e che ci ospita, che è il nostro parroco, e poi abbiamo i nostri relatori, il professor Roberto Persico, e Giovanni Di Paolo, studente universitario. E poi siamo tutti qua per raccontare l'amico Francesco, e attraverso Francesco parlarvi della sua ultima pubblicazione di Don Bosco. Quindi comincio io raccontando, io volevo raccontarvi un po' Francesco e poi lasciare a persone molto più preparate di me parlarvi di Don Bosco, di quest'ultima pubblicazione. Allora, Francesco, il nostro amico, Francesco Sabatino, lo conoscono tutti, lo conoscete tutti. Io ho preparato un piccolo appuntino e poi magari ne possiamo parlare insieme. Quasi tutti quelli che frequentano questa parrocchia conoscono Francesco. Chi non lo conosce di persona certamente lo avrà incrociato, non ne avrà sentito parlare, perché Francesco è una presenza importante in questo centro. La figura di Francesco si caratterizza per alcuni tratti del suo carattere che sono precisi, vediamoli. Uno di questi è la costanza. Francesco si occupa qui nel cortile del centro parrocchiale di seguire alcuni bambini che quasi quotidianamente vengono a giocare a calcetto. Questa è una storia bella che ho vissuto da spettatore, personalmente. È cominciata piano piano quest'estate, questi ragazzini che venivano e cominciavano a giocare a questo campetto ristrutturato da poco, e la presenza di Francesco che li sorvegliava, li osservava, e c'era questo quasi balletto tra di loro. Loro giocavano, Francesco osservava con discrezione, ma con quella presenza costante. Piano piano si sono cominciati ad avvicinare. All'inizio c'era grande diffidenza, poi piano piano hanno cominciato ad affidarsi, e adesso la cosa bella è che lo chiamano Francesco Rosso, veniamo, e lui va giù, apre i cancelli e sta con loro. Lui non si limita a essere presente, gli parla, gli racconta le storie, li segue il loro modo di relazionarsi e stare insieme. All'inizio, passando qualche volta, io li ascoltavo, questi ragazzini che litigavano, come tutti. Durante le partite di calcetto si litiga per chi prende la palla, per chi tira male un rigore, succede. Come spesso accade durante le partite di calcio tra ragazzi, ma osservavo sempre la pazienza e la capacità di bloccare quelle discussioni e di ristabilire l'armonia. Questa è un'altra caratteristica. Chi conosce Francesco, lo frequenta, sa che c'è sempre una sorta di piacere, di benessere, di armonia che lo circonda, è un'aura. Adesso Francesco è diventato un loro vero e proprio punto di riferimento. All'inizio loro erano un po' titubanti, distanti, ma ora sono loro che lo cercano, come dicevo,
Questo è il risultato di una qualità che certamente Francesco ha, la costanza. È sempre presente, col caldo, col freddo, quando piove no, perché non vengono i ragazzi, no? Però alla fine c'è ed è bello, perché in quel gruppo poi trovi anche delle ragazzine, dei bambini, e diventano sempre più familiari anche a noi, che non ci siamo vicino, però cominciamo a conoscere, a riconoscere. Un'altra delle qualità di Francesco è la discrezione. Francesco, se lo incontri ti saluta, lo vedi, è contento di vederti, però non vieni mai lui per primo vicino. Magari lui immagina che in quel momento tu sei preso dalla tua vita, dalle tue cose, da quello che fai, e quindi lui ti guarda, è contento, ti saluta e dice: io sono qua, tu continui a fare le tue cose, però se vuoi mi trovi, io ci sono. E questa è una cosa che a me piace molto, sapere che c'è questa presenza, e sapere che questa è una presenza vera, viva, ma mai invasiva, non ti toglie mai un minuto. Questa è la sua forma, è una delle sue caratteristiche, la discrezione. Se poi ti avvicini, ha sempre un paio di minuti da dedicarti, qualcosa da dirti, e se provi a raccontargli qualcosa, quella cosa non ti resta, non incuriosisce. E capita che a volte noi, passando per il cortile, lo incontro, e dice: ah, ci facciamo le due chiacchiere. Io devo dire la verità, qualsiasi cosa, di qualsiasi argomento, trovo sempre un interlocutore attento, curioso, che ti chiede qualcosa, che ti fa delle domande, e ti dice: come mai? Sì, perché è così? Perché? Però lui si mantiene nel suo riservo, come se non volesse invadere lo spazio degli altri. E questa è una qualità rarissima. Ogni tanto ti guardo e vedere che espressioni fa. Questa presenza costante, discreta, delicata e attenta rende Francesco una persona importante all'interno di questa comunità. Sai che c'è, lo puoi incontrare, sai che è sempre contento di vederti e pronto ad ascoltarti, ma sai che non farà mai il primo passo per non distoglierti dal tuo cammino quotidiano. Adesso invece volevo parlare, questo è l'amico Francesco con cui ho tracciato quello che io percepisco. Adesso siamo qui però per parlare di Francesco nella sua funzione di scrittore. Vediamolo un po'. Per chi lo conosce, prevalentemente uno scrittore di racconti brevi che gestisce da solo le sue pubblicazioni. Ora qui è tutto, si apre tutto un capitolo. Il discorso è questo, che riguarda un po' tutti quelli che scrivono. La difficoltà di pubblicare le proprie cose. È difficilissimo, ed è chiaramente impossibile aggiungere ai grandi gruppi editoriali, perché il grande gruppo editoriale prende in considerazione solo nomi importanti di grandi autori che fanno tendenze, che quindi fanno cassette e che vengono. Il piccolo autore si rivolge quasi sempre a un piccolo editore, quello che si chiama la piccola editoria, ma che è un termine che a me non piace, uso un altro termine, libera editoria, l'editore libero. L'editore libero ti riesce a pubblicare il tuo libro e lo distribuisce attraverso i suoi sistemi, quindi con presentazioni, con fiere, partecipa alle fiere con i suoi distributori. Questo era fino a poco fa. Adesso la cosa è cambiata, è diventato molto più complicato, perché anche il piccolo editore ha cambiato proprio la politica del un professionale commerciale. Non gli interessa più promuovere il libro, a lui interessa pubblicarlo, dopodiché il suo guadagno lui ce l'ha fatto dalla pubblicazione. Andare a perdere il tempo, a investire il proprio tempo per distribuirlo, per portare l'autore alle fiere, per fare presentazioni come quelle di questa sera, per lui è tempo che lui perde e che invece recupera se pubblica un altro libro. Il risultato qual è? Che le pubblicazioni anche di una piccola casa editrice sono diventate molto costose, e il recupero di quelle spese è tutto a carico dell'autore, perché poi l'autore si ritroverà con questo, con il totale delle copie che dovrà distribuire, dovrà vendere piano piano per conto suo per recuperare. Questa è una fatica enorme. E allora Francesco che cosa ha fatto? Ha trovato un sistema differente, si autopubblica, ha eliminato tutto quello che è tutto il percorso di stampa editoriale.
editore, correttore di bozze, distributore. Lui prende il suo libro, lo consegna a qualche amico, perché ogni autore non riesce a vedere i propri refusi, i propri errori di battuta, perché ha un'immagine mentale di quello che ha scritto. Quindi quando io scrivo qualcosa, lo posso rileggere 10.000 volte, non riuscirò mai a vedere niente, c'è sempre bisogno di un occhio esterno che trova. Una volta ottenuto questo, lo fa stampare in tipografia e lo distribuisce. È una fatica enorme distribuire un libro, sono centinaia di copie. E allora piano piano, una alla volta, lui incontra l'amico, fa qualche presentazione, va anche al comune, qualche paesino limitrofo, e chiede: posso fare una presentazione presso di voi? E così piano piano le distribuisce. Immaginate la fatica che ci vuole per distribuire 100 copie, centinaia di copie di un libro. E immaginate questa fatica moltiplicata per 10, perché sono 10 i libri che Francesco ha pubblicato fino ad oggi. E quindi in questo paese della costanza e la pazienza. Non sono cose comuni a tutti. Molti rimangono con i propri libri dentro ai cartoni in casa e la restano. Per Francesco invece è importante di venderli tutti. Un altro modo che ha Francesco di raccontare è un modo molto diretto, è quotidiano, ed è quello delle storie di mine. Lui ti fa arrivare, ma nel modo più semplice, più immediato, ogni giorno una piccola storiellina. Partendo da quella storiellina c'è la possibilità per chi la riceve di fare una riflessione e di avere un tema per la giornata. Questo è un modo semplice, particolare, ma anche in questo si vede la costanza, perché ogni giorno c'è una storia nuova, un racconto nuovo con un protagonista e con un linguaggio semplice, un linguaggio che deve essere accolto e accettato da tutti. La storia è sempre sotto forma di una piccola favola, c'era una volta, comincia quasi sempre così, e va avanti piano piano, fino a portarti alla chiusura non tanto di un racconto, ma quanto di una pillola, di una fotografia. Sulla base di quella fotografia puoi fare le tue riflessioni, oppure ti puoi prendere le tue motivi per quella tua giornata. E anche in questo si vede di Francesco la costanza, la carità e soprattutto la fantasia, perché ogni giorno bisogna inventare un pensiero e sulla base di quel pensiero creare una situazione fatta di personaggi, fatta di situazioni brevi che si aprono e si chiudono. Questi raccontini, qualcuno di voi lo riceverà sul suo cellulare, sono talmente brevi che si leggono anche alla fermata di un curva. E più o meno questo è un tracciato che poi magari possiamo anche completare se vuoi dopo di Francesco. Penso che ti ho fatto un quadro, se per te va bene, se no se vuoi aggiungo qualche altra cosa. Allora, il nostro testo Don Franco preferisce parlare alla fine, quindi io, se vuoi, cedo la parola a te e poi dopo ascoltiamo anche i tuoi amici che sono a parlare del libro. Ok. C'è il gioco, no, perfetto. Ok, non è mai semplice parlare, io sono più bravo a scrivere, ma ormai. Ecco, io veramente ringrazio il Signore perché è da quando siamo entrati nella fase del lockdown, il famoso lockdown, che mi sono detto due cose. Se fossi stato colpito in quel momento, cosa avrei potuto lasciare? E allora mi sono il primo scossone è stato un po' brutto, però poi ho detto io voglio portare almeno un po' di serenità finché sarà possibile. Il Signore non solo mi ha benedetto, perché da allora ho scritto, a volte scrivevo 4-5 storie, queste storie brevi al giorno, pensate, per tutta la fase, non è stato per niente facile. Però avevamo anche un po' più tempo col fatto che stavamo costretti a stare chiusi, e quindi insomma, non dico niente di nuovo perché tutti abbiamo vissuto purtroppo quel periodo. Però due erano le cose: o spaventarmi o darmi un po' di speranza da solo in quel momento. E poi ho cercato di darlo anche agli altri.
Ecco, uno dei miei sogni era quello di realizzare un libro, però il tipografo mi parlava di cifre un po' astronomiche. Io ho fatto una specie di concorso online dove alle storie avevo chiesto a dei bambini, sempre online, di mandarmi dei disegni. I disegni sono così belli, sono a colori, quindi potete immaginare che il libro non poteva essere nelle mie possibilità. Però è stato un periodo di speranza, e questo è stato molto bello. E da allora queste storie mi vengono spontaneamente. Io dico sempre che il primo autore, il primo lettore delle mie storie sono io, perché non sono il regista di queste storie. Vengono spontaneamente, però ti accorgi che sono frutto di esperienze che ho fatto. Io sono stato salesiano per 10 anni, 7 anni animatore, vengo dai cooperatori salesiani, quindi sono in pochi anni sono immerso nella salesianità. E quindi e me lo dicono più adesso che non lo sono ufficialmente che quando ero salesiano. Non so se capita anche a Sua Eccellenza. Però a me capita questo, che infatti molte volte mi dicevano sacerdoti, dicevano a me molti non se ne accorgono neanche che sono sacerdote, e invece a me mi chiamano padre, professore, insomma un po' di tutto. E queste esperienze, ovviamente come salesiano sono stato nei posti più diciamo più difficili, perché sono stato tra i ragazzi a rischio a Napoli, Don Bosco, sono stato nella comunità Emmaus a Foggia, recupero tossicodipendenti e alcolisti, sono stato a Torre Annunziata, che non è un ambiente è tutto facile, insomma tante esperienze toste, anche tra i carcerati a Velletri, quindi sono esperienze di vita che vengono fuori anche con queste storie. Quindi è stato per me doveroso scrivere questo libro di Don Bosco, un po' perché i salesiani qui c'erano Bagognano, c'erano le suore a Villa Crawford, dove ho fatto la prima presentazione, questa è la terza, la prima del 2023, però, e quindi è una prima volta sempre. Cioè, ed era doveroso farla a Villa Crawford, perché lì sono stato, pensate, animatore per 7 anni. Ogni pomeriggio ero presente. Allora lavoravo, cambiavo il turno di lavoro, per fortuna avevo anche dei santi colleghi che mi davano la possibilità di essere libero il pomeriggio. E quindi questa costanza di cui ne parlava un poco fa, e io la rivedo nella mia vita, ed è quella che ha aiutato anche questi ragazzi, perché i ragazzi che adesso vengono qui non tutti erano ben attrezzati, diciamo così, e quindi ho avuto anche delle difficoltà, più volte ho dovuto mandare, a volte 14-15 di loro a casa, perché bestemmiavano, litigavano, e quindi creavano un clima non tanto facile, però poi tornando io dicevo come si dovevano comportare, non mi è piaciuto come vi siete comportati, se io faccio così non è perché io sono arrabbiato o perché non ho dormito la notte, stanotte, ma io quando mi arrabbio è perché voi non lo meritate alcune cose, non è giusto che vi comportate in questo modo. Quindi essere educatori sempre, questo ovviamente l'ho preso anche da Don Bosco. Don Bosco anche quando era assente, cioè i ragazzi notavano la sua assenza e la sua presenza. A volte Don Bosco aveva incontri importanti, diceva ora non posso fermarmi. Però i ragazzi, sapendo che Don Bosco stava in camera, che potevano raggiungere, la sua stanza era diventata come luogo per tutto, era
camera studio, luogo di incontri, veniva un cardinale, un vescovo, e Don Bosco lo riceveva in quella stanza. E quando i ragazzi volevano confessarsi, parlare con Don Bosco, solo stare con lui, potevano farlo. E quindi questa è una familiarità molto bella e significativa. Questo libro è venuto fuori come ho scritto anche in questo libro, non ricordo se nella introduzione, comunque che lo considero come un libro che un figlio scrive a un padre. Non ho fatto nessuna biografia dettagliata, perché questo? Perché ce ne sono tante. Guardate su internet, ne trovate tante di dove è nato, cosa ha fatto Don Bosco. E sembrava inutile fare un libro fotocopia di un altro. La cosa che a me piace buttare fuori nei miei piccoli testi è proprio un'originalità, perché se devo fare un libro che l'hanno fatto altri, preferisco non farlo, evitarlo, insomma. E quindi c'è ogni pagina c'è qualcosa che io ho appreso dai testi originali di Don Bosco. Ho avuto la fortuna che il nostro maestro, il noviziato, ci faceva leggere le memorie biografiche di Don Bosco, e con sottolineare punto per punto i personaggi che erano presenti in quella storia, cosa, chi era il personaggio principale, tutte queste cose qui. Quindi per me non è stato difficile mettere su carta quello, ma non solo ho scritto per questo libro, se andate a vedere ogni giorno, oltre alle storie di cui parlava Mimmo, c'è ancora, soprattutto in questo mese, che è il mese proprio di Don Bosco, il 31, che poi un'altra che io non chiamo coincidenza, ma il fatto che il 31 è anche San Ciro. E mio papà si chiamava Ciro. E quando io mi accorgo, durante una festa di Don Bosco, pensate un po', in parrocchia Sant'Agnello, a un certo punto mi illumino, io che ero all'inizio della vita salesiana, quindi ero animatore, mi accorgo, faccio questa scoperta e dico, ma oggi è anche l'onomastica di mio papà. E quindi io facevo gli auguri a papà e papà faceva gli auguri a me. E così quando io sono diventato salesiano, quando io facevo gli auguri sempre per il suo onomastico, anche lui li cambiava, ma anche per la festa del papà. Diceva, tu hai tutti questi figli, e quindi anche tu sei per loro un papà. E questo mi è rimasto, perché questa è una cosa che vedono anche i ragazzi qua, le volte me lo dicono, sempre, alcuni dicono sempre un nonno, vista la barba bianca, però alcuni dice, ma quanti figli c'hai, no? Perché si accorgono che esce fuori, vuoi non vuoi, una paternità. Perché poi con le esperienze che ho fatto, questo era. Ecco, volevo solo spiegare, poi lascio ai relatori, questo quadro, che è un'immagine di Don Bosco. L'ho voluta questa sera qui, perché quando vi avvicinerete, noterete che è pieno, anzi strapieno di firme. Questo è un ricordo che un papà mi ha lasciato di Molfetta, fece l'estate a Molfetta, e a questo papà girava, io non riuscivo a capire, girava tutto l'oratorio, e a un certo punto trovo questa immagine di Don Bosco, è tipo tela, non so come definirlo, non è un cartoncino Don Bosco. Tela e attorno c'è questa immagine di tipo tessuto, non l'ho mai identificato, perché mio papà
Quando la portai a casa, papà mi fece mettere la cornice. E quindi adesso non la possiamo ovviamente più toccare. Però questo ricordo è che questo papà prese una penna e chiamò tutti i ragazzi che erano venuti a salutarmi prima offerta. Quindi avevo fatto tutta l'estate con loro. E i ragazzi cominciarono a firmare. E anche sulla talare di Don Bosco, sul colletto, eccetera, ci sono ancora ben chiare di questi ragazzi. Era dell'estate 98, quindi 1998. E quindi è l'unica foto di Don Bosco che io ho voluto portare con me, e perché per me è molto significativa, perché io, attraverso quei ragazzi, ho portato con me tutti i ragazzi che ho conosciuto e quelli che sto conoscendo stando qui, e quindi per me è molto significativo. Ecco, penso c'è, che... c'è un'altra coincidenza di cui tu mi parlavi, che oggi si celebra San Francesco di Sales. E Francesco, come te, Sales è stato ispiratore di Don Bosco per la creazione dell'ordine della... Sì, come io mi sono affascinato all'immagine di Don Bosco. A volte mi hanno anche preso per Don Bosco, devo dire. Degli episodi molto divertenti. A Caserta un ragazzino viene vicino a me e dice Don Bosco. Forse ho capito male. Invece lui era convinto che io fossi Don Bosco e mi fa, no, perché non mi fanno giocare, non, i prepotenti ragazzi che non mi fanno giocare. E quindi vado in difesa, però poi gli spiego che Don Bosco non ero io, insomma. Anche perché si trocchiare. No, però è vero che c'è questo, tra virgolette, questa possibilità. Perché si parla di Don Bosco, come lo so, anche Padre Pio, no? È uno dei pochi che, forse sono gli unici, che diciamo Don Bosco, sì, sì, perché non è che diciamo tanto San Giovanni Bosco o San Padre Pio, no? O San Pio da Pietrelcina, durante le celebrazioni, è vero? Di solito Padre Pio, e quindi la gente pensa che Padre Pio, cioè la persona che... Ovviamente poi Don Bosco è un santo tutto da conoscere. Adesso magari facciamo raccontare sì, il esatto. Professor Don Bosco. Sì, esatto. Salve a tutti, buonasera, grazie di essere presenti come voi. Lui, dove diverse volte si trovano le sedie, cosa che capitava già tantissimi anni fa quando si vinceva tanto. Figuriamoci oggi dove siamo tutti presi dai libri digitali, da internet, e il Rave Cuba è passato al secondo piano. Allora, voglio leggere innanzitutto una poesia per celebrare questa sera di Giovanni Di Paolo. Giovanni Di Paolo, il relatore che mi seguiva, che si può adattare all'atmosfera di questa sera. Il titolo è Pensa. Vedo le stelle in una placida notte d'inverno, il freddo e il vento mi sputano dentro, meditabondo un tempo a luna d'argento sul terrazzo volato da un muto silenzio. Questa per caratterizzare l'atmosfera di questa sera, in cui celebriamo il quarto centenario della traslazione del corpo di San Francesco di Sales, ispirazione dei salesiani ad Annecy, la sua terra, 400 anni fa, e era morto il 28 dicembre e il Papa Francesco il 28 dicembre ha pubblicato la lettera apostolica così Amoris Est, tutto appartiene all'amore, quello che voleva Francesco di Sales. Perché Don Bosco fondò questa congregazione salesiana? E la chiamò, appunto, vi chiamo i salesiani e non bosciani. Mi ricordo ancora e ho tanta emozione quando tantissimi anni fa, nel 1985, un giovane che è diventato sacerdote, Salvatore Salavese, domandò al grande salesiano, che è stato, possiamo dire,
senza fuga di dubbio, il più grande oratore sarebbe conferenziere del nostro tempo, il salesiano Don Adolfo Arco. Ma allora, se vi ha fondato Don Bosco, perché vi chiamate salesiani? Rispose candidamente Don Marco, per umiltà, Don Bosco, voi chiamarvi salesiani perché in lui vedeva il perfetto sacerdote, il perfetto religioso, e a cui si ispirava. E disse, se io fossi, se avessi fondato qualcosa, non mi avrei chiamati Varchiani, ma io mi avrei chiamato Giovannini, perché per me il perfetto sacerdote, l'incarnazione dell'amore di Cristo, è stato il Papa Giovanni XXIII, di cui aveva scritto una magnifica biografia, per cui ebbe i complimenti e poi la prefazione al libro per la beatificazione da parte di Monsignor Lois Capovilla, che fu il suo segretario. E disse in un'altra occasione, in questa festa di Don Bosco, lo stesso Don Bosco, sempre nel 1985, predicava la settimana eucaristica pastorale al Capo di Sorrento, io non ero, in genere i salesiani sono andati a essere salesiani tramite Don Bosco. Io sono diventato tramite San Francesco di Sal. Io stavo nel seminario diocesano di Caserta e mi domandavo sempre, per essere il perfetto sacerdote, il sacerdote secondo il cuore di nostro Signore Gesù Cristo, ci devo incarnare? E trovo la risposta appunto leggendo la Filotea, appunto il modo di vivere dell'anima devota in San Francesco di Sal. E per questo, nonostante le rimostranze della madre che aveva, quando il padre era morto nella battaglia del Risonzo, quando lui aveva pochissimo, poco meno di un anno, di passare nei salesiani. Perché appunto i salesiani mi hanno incarnato tutto tramite l'amore ai giovani, l'amore alla cultura che tanto risvolto ebbe nell'Ottocento e tanti sacerdoti, soprattutto nella diocesi del nostro arcivescovo di Noce Salmo, sia Don Alfonso Maria Fusco, fondatore delle scuole battistine del Nazareno, come furono dette a suo tempo, e Tommaso Maria Fusco, fondatore delle scuole di carità del preziosissimo sangue di Quagliani, che tanto sono stati detti, soprattutto Alfonso Maria Fusco, lo diceva sempre Don Marco, il Don Bosco della campagna, e cioè si poteva dire che Don Bosco era il Don Alfonso del Piemonte. Quindi l'amore ai giovani, l'amore alla carità, fu il San Giovanni Bosco appunto, l'amore alla cultura, ci ha avuto tanta, se la fede ha portato una certa cultura, la cultura cristiana, per essere propaganda, per essere fatta propria, ha detto il numero 62 del variabile di spese sulla Chiesa del mondo contemporaneo, perché appunto il mondo per tanti versi è distante da Dio. E questo pure per quanto riguarda l'amore ai giovani, l'amore che è stato fatto da Don Bosco col sistema preventivo. La fede, la ragione e la meraviglia sono stati cardini di questo sistema che ha voluto Don Bosco. Don Bosco amò i giovani con tutto se stesso, perché non c'è nulla di più bello che stare tra i giovani e insegnare ai giovani. Io insegno da 37 anni e nonostante le difficoltà che ci stanno sempre perché uno è limitato, pur impennandomi, pur interrompendomi tante volte, non c'è stata giornata in cui tornando a casa, dovunque ho insegnato, io non sia stato pienamente felice, perché l'amore è donare, la felicità è vivere negli altri. Noi siamo felici quando abbiamo fatto la felicità anche degli altri. Il decreto conciliare
sull'apostolato dei vasi nel mondo contemporaneo, l'apostolica Marcositate ha detto al numero 12: i giovani sono i primi apostoli, sono coloro che si devono amare. Dobbiamo amare sempre i giovani, perché appunto il sistema preventivo ci incanta, perché fai un buon alunno, perché fai un buon educatore. Il buon educatore nasce da colui che ama i giovani. I giovani sono il riflesso di Cristo. Lasciate che i giovani vengano a me e non glielo impedite, dice il nostro Signore Gesù Cristo. L'amore ai giovani deve essere la prima nostra caratteristica nell'amarli con tutti se stessi, con tutti noi stessi. Quanto più amiamo i giovani, noi più siamo credibili. E questo ha fatto Don Bosco. E questo, non mi soffermo sulle storie del libro di Francesco che vanno lette, perché quando in queste presentazioni ci si sofferma un po' troppo su cui da presentare, si finisce con dire: è inutile che lo compriamo, è inutile che lo leggiamo, perché ha detto tutto il relatore, bene o male, è come se l'avessimo già letto. Quindi mentre il libro va letto, perché questo libro di Francesco è vissuto, ci sta, è carne della sua carne, carne, sangue del suo sangue, perché dovunque è stato ha cercato di incarnare con tutto se stesso, e lo incarna anche quest'oggi, non più giovanissimo, donandosi ai giovani tutti i pomeriggi nel cortile della parrocchia. Nella sua ultima Via Crucis, il vescovo di Nocera, che ha ordinato come arcivescovo il nostro vescovo, Monsignor Gioacchino Liviano, diceva, concludendo il suo discorsetto, già era stato colpito da un ictus: basta che siate giovani perché vi amo, nella Via Crucis del 2011. Questo è quello che vuol dire il libro di Francesco nei tanti risvolti delle sue storie, nella sua donazione ai giovani. E questo auguriamo a ognuno di noi, perché amando i giovani proviamo noi stessi e sappiamo fare la nostra felicità quando abbiamo fatto la felicità anche degli altri. Sentire Giovanni Di Paolo, qualche parola su Francesco. Poi Francesco, c'era una lettera che volevi che fosse letta, e poi lasciamo la parola al Signore, che poi ci parla a tutti. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Francesco per l'invito, onorato di essere qui con Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano, e ringrazio il professor Roberto Persico per la lettura della mia poesia, e ringrazio tutti voi di essere qui. È sempre una gioia ritrovarsi per parlare poi delle pubblicazioni di Francesco, ed in particolare di questo testo che trovo molto interessante, soprattutto per noi giovani, ma in generale per tutti. Voglio partire dall'introduzione di questo breve testo. Anche l'introduzione è molto breve, ovviamente non vi anticiperò tutte le storie, perché, come ha detto giustamente il relatore che mi ha preceduto, questo libro va vissuto, quindi sono come delle pillole che vanno assaporate anche giorno per giorno, quindi vanno vissute da ciascuno. Nell'introduzione Francesco scrive una cosa molto importante, che poi, ironia della sorte, poco prima di iniziare la presentazione, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano diceva: devi stare al centro, perché Don Bosco è il santo dei giovani. Ed infatti Francesco ha scritto che il santo che ancora oggi ha tanto da dirci e da insegnarci. Questo è un punto importante, perché noi di solito non ascoltiamo chi ha tanto da dirci e da insegnarci, cerchiamo di evitare di passare, di andare oltre, perché crediamo già di essere arrivati, crediamo già di sapere tutto, e specialmente noi giovani
in alcuni casi, in determinate situazioni, e Francesco infatti scrive: spero che siano proprio i giovani i primi lettori di questo mio scritto, perché vorrà dire che desiderano mettersi alla sua sequela, alla sequela di Don Bosco, e un giovane che pensa di sapere già tutto è destinato a sicuro fallimento. Questo non vale solo per un giovane, ovviamente, per chiunque creda di sapere, di possedere già tutto, perché come d'altronde anche nella nostra esistenza le cose ci vengono, cioè donate da Dio, ma Dio ci ha dotati di libero arbitrio e quindi siamo noi a sceglierle e a completarle. Non ci sono donate nella loro forma compiuta, quindi attraverso una ricerca dobbiamo anche desiderarle e lavorarle per ottenere un qualcosa di non di compiuto definitivamente, perché alla fine per tutta l'esistenza umana non si raggiungerà mai un fine determinato, quindi un fine sicuro. Abbiamo sempre queste sabbie mobili sotto i piedi, quindi abbiamo sempre bisogno di metterci in discussione, e questo ce lo insegna anche Francesco, ce lo insegna Don Bosco, che è stato un grande educatore, e Francesco a tratti gli somiglia, tranne che per la santità forse da un punto di vista fisionomico, ma da un punto di vista spirituale Francesco sta con i giovani tutti i pomeriggi nel cortile della parrocchia, fa tutto per i giovani, vive per i giovani e scrive anche per i giovani, lasciando loro un'eredità importante. Ma la cosa fondamentale, il ruolo che Francesco ricopre come Don Bosco, quello di educatore. E mi soffermerei un attimo su questo ruolo, che viene molto spesso sottovalutato, soprattutto in una società frenetica e iperconnessa, diciamo, come quella nostra odierna, dove sembra il tempo sgretolarsi, andare via, sembra che non abbiamo mai tempo e quindi non ci sia il tempo per le cose fondamentali. L'educatore ha un ruolo importante perché, come dice stesso la parola educare, no? Che deriva dal latino educere, ex educere, significa tirare fuori. E questo tirare fuori è molto importante, perché significa che all'interno c'è già qualcosa. Il compito dell'educatore non è quello di inculcare, di trascinare, di quindi persuadere un giovane, ma è quello di appunto tirare fuori quello che ha dentro, quello che possiede al suo interno. E lo scopo, diciamo, alla fine dell'esistenza umana è proprio questo, è quello di capire per cosa si è, cioè qual è il nostro scopo, qual è quello, la cosa che abbiamo dentro e che bisogna portare fuori, qual è il nostro segreto che dobbiamo portare fuori, e dobbiamo capirlo innanzitutto noi e farlo capire agli altri. E Francesco, attraverso delle piccole storie, come dicevano anche Mimmo in precedenza, ma il professor Roberto Persico, lo fa con delle storie che partono con C'era una volta, spesso, che poi fanno un disegno molto chiaro del quotidiano, ragazzi che giocano, ma non solo, il nonno che dispensa buon consigli e così via. E nel caso di Don Bosco, di questo libretto, Francesco inoltre si sofferma su questa figura del santo educatore che ha dato la sua vita per i giovani, perché i giovani sono una scommessa, un investimento, sia perché le nuove leve della società, alla fine il ricambio generazionale dal punto di vista, diciamo, stesso della natura, ma poi sono anche un rischio, perché spesso noi preferiamo criticare i giovani e non dialogare con loro. Quindi il ruolo fondamentale dell'educatore è proprio questo, di prendere i giovani per il loro verso, dialogare con loro, il che non significa dare tutte vinte ai giovani, ma dialogare con loro, quindi parlarci veramente, andare fin nell'essenza. Questo faceva Don Bosco e questo fa Francesco. E poi con appunto Francesco abbiamo coniato anche un motto assieme, che è quello di facciamo girare il bene. Anche qui spendo giusto due parole e poi concludo il mio intervento. Facciamo girare il bene perché il bene non è un qualcosa che viene elargito, appunto, come tutte le cose nella sua forma compiuta, non è un qualcosa che va regalato, ma
bisogna farlo girare con le azioni, con gesti concreti, e il bene però può contagiare. La cosa fondamentale è che il bene però è una scelta di vita, cioè siamo noi a volerlo. Diceva Sant'Agostino che il male è un deviare dal bene, perché Dio ci ha creati, il fine della creatura umana e di tutto il creato è quello del bene, quindi il fine ultimo dell'uomo è quello del bene. Poi Dio ha dato all'uomo il libero arbitrio, quindi il bene è una scelta e il male per Agostino era il deviare dallo scopo ultimo del creatore, quindi il deviare dal bene fondamentalmente. Quindi Francesco invece ci insegna come fare il bene attraverso delle azioni, come far girare il bene e soprattutto come rapportarci poi con gli altri, con i giovani, ma non solo, quindi come essere in modo tranquillo, sereno, innanzitutto con noi stessi e poi con gli altri, ed anche fare delle cose che potrebbero sembrare a volte banali, scontate, ma vi assicuro che anche nella piccola presentazione di stasera è proprio nella semplicità, nelle piccole cose che si nascondono le gioie e i segreti più grandi. Grazie. Allora, Francesco dice le persone che conosce attraverso le presentazioni anche un'altra abitudine piuttosto singolare, cioè quella di mandare il suo libro alle più alte personalità anche dello Stato. Qualche volta ha inviato il libro suo al Presidente della Repubblica, poi mi ha chiamato e ha detto: ah, sai che il Presidente mi ha risposto, ha detto che è gradito. E tra le varie lettere che hai ricevuto, anticipaci questa, che io te la leggo magari brevemente, ci dici un po'. Allora, questa volta ho giustamente, cioè, mi è sembrato giusto che inviassi la lettera al Rettore Maggiore. Il Rettore Maggiore è il successore di Don Bosco per i Salesiani. Il successore di Don Bosco non è soltanto il padre generale che deve amministrare tutta la congregazione o l'istituto, ma rappresenta proprio, cioè è Don Bosco oggi. Quindi questa è una caratteristica che ha voluto proprio Don Bosco. Infatti lui è stato il primo elettore maggiore, ha voluto questo termine per i suoi successori e diceva Don Bosco che dovevano fare riferimento a chi ha il rettore maggiore, quindi ovunque va il rettore maggiore è il Don Bosco oggi, quindi si ascolta il rettore maggiore come se fosse lui in carne e ossa, come il Papa e il successore di Pietro, possiamo dire. Ecco, allora questa volta il rettore maggiore ha scritto, io ovviamente ho scritto anche una lettera oltre al libro, mi sono presentato, perché ovviamente ho conosciuto 4 rettori maggiori precedenti, ma non avevo mai conosciuto lui direttamente, quindi ho trovato giusto presentarmi prima di inviargli questo libro e lettera. Cioè nella lettera l'ho presentato. La leggiamo, sì. Mio caro Francesco, ricevi il mio più cordiale saluto. Scrivo queste poche righe al rientro dal mio viaggio di animazione con fratelli degli Stati Uniti, per ringraziarti dell'invio del tuo libro, ti racconto Don Bosco. E sono felice di sapere che hai già scritto altre pubblicazioni. Mi congratulo con te per l'iniziativa. Penso che questo tuo lavoro mostri il senso della nostra identità di educatori salesiani che praticano il sistema preventivo. E mi dici anche, nella tua lettera, che sei tornato ad assistere i ragazzi nel cortile. Congratulazioni, caro Francesco. Ti assicuro un ricordo speciale e una preghiera davanti a Don Bosco e alla Madonna Ausiliatrice, qui a Torino, perché la tua vita porti frutti abbondanti, mentre chiedo a Dio di assisterti con la sua grazia, affinché possa continuare a seminare nei cuori il Vangelo e l'amore di Don Bosco attraverso la tua testimonianza e le tue iniziative. Non stancarti mai di fare il bene. Un abbraccio nel cuore di Don Bosco e ricordami nella tua preghiera. Don Fernandez, Angel Artino.
Io vorrei concludere lasciando la sua eccellenza della vostra Francesca. Voglio solo dare un saluto e un ringraziamento ai giovani della primavera del Sorrento, che dopo facciamo la prima. E sia degli sportivi, e siamo nella città di Sorrento e sembrava più che giusto, ci siamo conosciuti proprio quest'anno e quindi è nata questa amicizia così bella, semplice, e quindi questo invito è venuto proprio dal cuore e ringrazio loro per la loro presenza. E quindi, dopo ci cioè, basta che siate giovani, quindi senza sapere troppo, no? Senza vogliamo fare troppe domande. Ascoltare con Franco Franco. Alzo i piedi perché sono piccolo e mi piace guardare negli occhi. E siamo a conclusione di questo incontro che è stato proprio bello. Io direi così, una bella storia. Una bella storia, perché si tratta di una bella storia. Certo. Potremmo anche aggiungere, siamo venuti per ascoltare la storia bella di Don Bosco, in realtà abbiamo ascoltato la storia di Francesco, c'è stato uno spostamento di accento, ma non è casuale, è voluto, anzi è questo lo stile di Don Bosco. Se c'è un'intuizione che è ancora attuale nel carisma, nella storia, nell'esperienza di Don Bosco, è quella di fare spazio agli altri a partire dai giovani. E se stasera abbiamo sentito le caratteristiche umane, prima ancora che letterarie, di Francesco, è perché questo è il frutto dell'opera di Don Bosco. Certo, non siamo andati oltre, nel libretto troveremo qualche cosa di Don Bosco, ma la storia di Don Bosco è così affascinante come quelle storie vere che si consumano nei rapporti, nelle intuizioni, nelle scelte, nei sacrifici, nel guardare lontano, che non ci si accontenta mai. Anch'io sono cresciuto da ragazzo con la storia di Don Bosco, nel seminario ci veniva presentata, non perché dovevamo diventare salesiani. Queste differenze sono molto relative, perché quello che conta è spendere la propria esistenza in modi così diversi a vantaggio degli altri. Noi stasera abbiamo sentito una bella storia, quella di un salesiano. Salesiano per formazione, salesiano per scelta, salesiano nella vita. Salesiano non per categoria, quasi a dire alcuni e altri, salesiano per donazione. E queste storielle, siamo partiti così, le storielle come favolette, come pillole, c'era una volta, sì, perché le storie sembrano favole, anche le storie delle persone a volte possono sembrare favole, in quanto le vediamo lontane, tendiamo a volte a mitizzarle, idealizzarle e diventano qualcosa che è irraggiungibile, non mi tocca. Invece, è l'altra cosa che colpisce, almeno per me è stato così nel libretto, Francesco non riesce a parlare di Don Bosco quasi in ogni pagina senza dire qualcosa di sé, ma non per presunzione, assolutamente, l'abbiamo sentito anche come si pone, perché il legame tra Don Bosco e lui è stretto. Ecco come si raccontano le storie, sono vere quando c'è qualcosa di nostro, quando ci mettiamo in gioco con la mente, con i talenti, con il cuore, quando spendiamo energia, tempo, passione, quando pensiamo al futuro, anche se tutti ci vorrebbero far credere che non ne vale la pena, perché è tutto bruciato, è tutto fermato e stiamo andando alla deriva. È un essere ostinati. Don Bosco nell'Ottocento ce lo insegna e per quanto conosciamo di lui siamo veramente straordinariamente colpiti. Altro che fare. La storia di una persona, allora, grande educatore, grande scrittore, grande uomo, anche organizzatore, grande sacerdote, fino a diventare santo, è la storia di tanti che, come Francesco, ancora oggi, senza mettere sé al centro, spendono le loro migliori energie a vantaggio degli altri. Se questo è il frutto del nostro incontro, questa storia è veramente bella, vale la pena.
condividerlo con i giovani e cercare il più possibile di contagiare nel bene anche altri. Per me è stato così. Io ti ringrazio e spero che possa essere lo stesso, non solo per noi, che siamo stati numerosi, come ci diceva il professor Roberto, ma per tanti altri, perché oggi più che mai abbiamo bisogno non di persone geniali che risolvano i problemi, ma di un cammino comunitario, corale, accanto ai più fragili, tra cui i giovani e non solo, per preparare un futuro migliore. Grazie. Ringrazio il signor Franco Alfaro per questo intervento, e volevo ringraziare un po' tutti i nostri relatori, il resto, Giovanni Paola, il nostro parroco Mariano che ci ha ospitato, e tutti quanti voi che siete rimasti qui ad ascoltarci. E volevo chiudere invitandovi a prendere il libro di Francesco, perché Francesco va aiutato in questo suo lavoro, e anche un piccolo gesto, prendere un libro, approfittando che oggi c'è qui presente Francesco, si può mettere una piccola regola, una autografa, con una firma, può essere una cosa carina. Vi ringrazio tutti voi di essere stati qui fino all'ultimo e spero di incontrarvi presto. Aspetta.